Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e adesso, come state vedendo, siamo qui in un nuovo pronostico di Serie A Lazio-Milan. Altro big match di questa settimana ragazzi, mi raccomando, tanti pollicioni in su per questa serie di pronostici. E ragazzi, ovviamente controllo il Milan perché sono romanista e non ce la faccio a controllare la Lazio. Detto questo ragazzi, le varie premesse, mi raccomando, lasciate like e vediamo un po' come va a finire questo pronostico. Attenzione alla Lazio con Basta. C'è Musacchio su di lui. Musacchio senza commettere fallo. Prova, attenzione, Felipe Anderson si gira. Nani! È incredibile ragazzi, Nani passa in vantaggio dopo solo un minuto effettivo ragazzi. Ovviamente il gioco sono 5 secondi, però guardate qui, Nani al suo esordio con la maglia della Lazio ha segnato. Attenzione, attenzione, Suso! Che cosa si è mangiato sotto porta Suso? Attenzione, ancora pallone per Nani. La Lazio che attacca con Nani. Nani la butta in mezzo. La ferma così e così Musacchio. Ragazzi, ovviamente ha messo Kalinic a posto di Cutrone, perché Cutrone è molto molto debole qui su FIFA 17 e quindi non me la sono sentita di metterlo. Non vi offendete per i milanisti, raga, ma ho dovuto fare così. Lancio per Bonaventura che va su Basta. La pressione funziona. Attenzione Bonaventura, cerca un varco in mezzo, non funziona. Bonaventura da fuori area. Traversa di Bonaventura. Morto vivo Kalinic. Attenzione ragazzi, Milan pareggia con Kalinic. Può essere un segno. Prende il posto di Cutrone e segna l'esordio. Ovviamente ragazzi, io non so se realmente nel campionato giocherà Kalinic, però intanto qui ha fatto il gol del pareggio. Bonucci recupera il pallone. Bonucci per Morto Vivo. Che si prova a lanciare sulla fascia Bonaventura con un bel lancio ragazzi, effettivamente era passato in mezzo a due avversari. Attenzione, Abate porta via il pallone, la controlla subito per Suso. Ancora 1-2-3 di loro. Suso può rientrare. Suso in mezzo dove c'è Kalinic. Raga, Kalinic molto aggressivo. Che si la passa bruttissima proprio di testa. Musacchio prova a fermare il contropiede commettendo fallo ragazzi. Fallo tattico che ci può stare perché è immobile. Sarebbe andato contro la porta tranquillamente. Attenzione, azione personale di Parolo. Parolo avanza. Uscita di Donnarumma che fa da muro. Ed è pronto a buttare di nuovo la palla avanti. Dove c'è Kalinic? Kalinic la controlla nello stretto. Pallone per Biglia che prova a lanciare Suso. Pallone credo sia abbastanza buono. Infatti sì, Suso riaggancia. Prova a rientrare e non riesce. Musacchio la prende tranquillamente perché è lasciato solo. Che si la larga per Bonaventura. Cerca ancora un varco per Kalinic. Attenzione che si. Che sì che la riceve, che sì. Cerca un filtrante per Kalinic. Attenzione, la palla rimane in piedi. Rimane in piedi soprattutto, non rimane in aria. Attenzione, il pallone della Lazio allontanato in fallo laterale. Qui il Milan in questo finale, ragazzi, davvero molto aggressivo. Suso di prima, prova a crossarla in mezzo. Bonaventura non riesce. Pallone avanti, buttato via. E ragazzi, finisce qui il primo tempo. Facciamo un po' di cambi tattici e vediamo come finirà il secondo tempo. Ok ragazzi, ho deciso di inserire Borini, André Silva e Conti, giusto per fare un po' di cambi misti che potrebbe fare anche il Milan tranquillamente. E vediamo un po' come va a finire sta partita. Attenzione Montolivo, controlla per Bonaventura. Bonaventura prova a cambiare fascia per Borini. Pallone ottimo di Bonaventura, Borini ci arriva. E com'è che è uscito raga? Sembrava pienamente in campo, però va bene. Attenzione, Borini prova a colpirla di testa. Riparte Nani, solo ancora sulla fascia. Borini recupera e prova a lanciare avanti, ma sbaglia ancora una volta un pallone. Brutto inizio di partita di Borini. Attenzione, pallone in mezzo per Nani. Ai ai ai, qui fallo stupido da parte mia, ma comunque è stato un Musacchio raga, è giusto per dire. E calcio di rigore in favore della Lazio. Ragazzi, se poi finisce davvero così sta partita, mamma mia, grandi cose. Ok, Immobile, Ciro Immobile sul pallone. Attenzione Ciruzzo contro Donnarumma, i compagni di nazionale. Era abbastanza prevedibile, raga, perché l'ha tirata lenta. Guardate il replay. Probabilmente poteva ancora pararla, solo che la frenesia mi ha fatto buttare dal lato opposto, ragazzi. Quindi mi raccomando, il Milan è ancora vivo e può ancora farcela. Montolivo di tacco per André Silva che si gira in un fazzoletto. André Silva subito prova a cercare il pareggio, ma non ci riesce con un ottimo Marchetti, che ricordiamo ragazzi dovrebbe giocare Stracoscia, ma vabbè. Biglia la butta in mezzo per Borini, che la colpisce malissimo credo, eh. Credo che non sia calcio d'angolo. E infatti no, Borini ragazzi ha iniziato malissimo. Pallone per Nani che passa in un modo incredibile, ma c'è qui il fuorigioco. Montolivo, pallone in avanti per Borini che qui se ne va benissimo a Lukaku, che cerca di ritornare su Borini. Borini con un po' di giochettini se ne va, ma manco parecchiezza ce la fa. E ragazzi, Borini oggi davvero non si trova.
fa una cosa buona ma sbaglia la cosa più importante. Attenzione, basta che cerca infiltrante. Donnarumma c'è, che prova a far ripartire l'azione subito per il Milan, con Montolivo che lancia di prima per Borini. Ottimo lancio, sembrava un po' corto ragazzi, ma in realtà è arrivato il lancio. Borini controlla, cerca infiltrante ragazzi, ma purtroppo c'è poco movimento davanti e non nessuno si fa vedere per un buon passaggio. Borini, che no raga, ma davvero stiamo a fa? Ho fatto un passaggio ma era diventata una mozzarella per Bonaventura. Quindi Borini ragazzi, bocciato a pieni voti, non senza offesa, a me piace anche come giocatore personalmente, ma a quanto pare no. Attenzione Bonaventura, Andre Silva non si muove, vedi raga, troppo statici, solo Montolivo si muove, non capisco nemmeno il ragionamento. Lukaku recupera su Borini, rimessa laterale per il Milan, subito per Conti. Borini prova a vincere di fisico su Lukaku, ovviamente duello molto tosto per Borini, in tutti i sensi, perché ricordiamo che Lukaku c'ha la terza gamba. Nani, attenzione, provava a recuperare ma non c'è riuscito. Musacchio prova a recuperare anche lui su Lukaku, ci riesce. Probabilmente ultima azione per il Milan, con Kessié che prova a lanciare Jack Bonaventura, che non arriva raga, incredibile, c'era arrivato raga. Io credevo che non ci arrivava perché dico, allunga la gamba, se stira tipo tanto, e invece no. Ed ecco qui il triplice fischio finale ragazzi. Quindi secondo il pronostico vincerà la Lazio 2-1 sul Milan. Io ovviamente da romanista spero in un pareggio, perché non voglio augurare né male ad una né nell'altra, però va bene. Ragazzi mi raccomando, Bonucci, perdonatemi, bocciato a pieni voti, mi dispiace. Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare un bel like per il prossimo pronostico, commentate magari con la partita che volete, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.